entità senzienti, ragionanti, ma entità oscure che sono anche parassite, entità che si nutrono delle energie sottili che noi emaniamo nel momento in cui proviamo emozioni particolari, in particolare la rabbia, la paura e comunque altre emozioni collegate al malessere. Bene, siamo qui con Rossella Latella, autrice del libro Una più del diavolo, casa editrice Aurora Boreale. Rossella, allora, prima di tutto una domanda difficilissima. Chi è Rossella Latella? Questa è veramente difficile, mi hai spiazzato sin da subito. Innanzitutto ti saluto e sono molto contenta di essere in tua compagnia e un saluto a tutti quelli che ascoltano. Allora, chi sono? La prima cosa che mi viene in mente è che sono effettivamente una ricercatrice, ma anche una trovatrice, nel senso che molte cose di quelle che cercavo, cammin facendo, le ho trovate. Questo non significa avere raggiunto in via definitiva la meta, perché per ognuno di noi il percorso evolutivo, il percorso spirituale è una storia infinita. Quindi ognuno percorre la sua strada con i suoi passi, con i suoi tempi, con il suo ritmo. Ed è bello anche vivere questa esperienza avanzando un passetto dopo l'altro. Ecco, sono psicoterapeuta da un tempo infinito, ho fatto molte ricerche in ambito spirituale ed esoterico, mi occupo di simboli, sono molto affascinata dal linguaggio simbolico e sono scrittrice dal 2008. Nel 2008 ho pubblicato il mio primo romanzo che si intitola Ai miei piedi ed è stato pubblicato da Ponte alle Grazie. Poi ho continuato a scrivere e praticamente non ho mai smesso perché amo le parole. Io sono molto affascinata dalle parole a partire dal suono che hanno. E poi dal loro mistero, perché ogni parola ha un significato che tutti conoscono, un significato che è comune, però oltre a questo c'è un significato segreto che è bello, scoprire e può essere anche molto rivelatore. Ci sono sensi e doppi sensi. Ecco, credo, di aver detto più o meno le cose più importanti. Infatti il tuo libro è pieno di parole, di citazioni, di frasi bellissime. Io l'ho letto tutto, come puoi vedere anche ho messo anche dei post-it, me lo sono Eh proprio studiato, come puoi sì, vedere. lo si può fare. Sì, no, perché Bellissimo. davvero mi piace questo genere anche di scrittura che si può chiamare un flusso di coscienza, un flusso di Sì. pensieri uno dopo l'altro, ma tutti connessi tra loro, ed è questo il bello. Alla fine una delle cose principali che secondo me si impara leggendo questo libro è che tutto è connesso, tutto è collegato e Esatto. siamo dentro un grande gioco, un grande mondo, no? Che però, capito, ci abbraccia in qualche modo e come tu stessa hai scritto, contiene sia bene e sia male. Da qui la domanda, perché questo libro? Perché hai scelto di scrivere Una più del diavolo, da dove nasce questo libro, l'origine del libro proprio? Questo libro è stato pubblicato nel 2021 e ho cominciato a riflettere su questi temi nel periodo del lockdown, che è stato un periodo tristissimo, molto buio, eravamo tutti agli arresti domiciliari e quindi ognuno di noi ha vissuto a suo modo quell'inquietudine, quell'ansia, anche la paura, direi. Ebbene, io a un certo punto ho sentito dentro di me una sorta di furore,
avevo proprio bisogno di andare oltre la narrazione ufficiale che dal mio punto di vista era assolutamente menzognera e capire cosa c'era dietro a tutto quello che stavamo vivendo. Dunque ho cominciato a fare le mie indagini, pur non essendo un agente segreto, ho fatto del mio meglio e ho cominciato a riflettere su concetti come governo ombra, deep state, e poi naturalmente il bene, il male, gli intrecci che ci sono tra politica e magia. E magari pochi sospettano che possa esserci questo intreccio. Il diavolo, i demoni, Dio, di che cosa parliamo? Effettivamente è un po' un campo minato, me ne rendo conto. Sì, perché è un argomento delicato, appunto, si parla sia di religione, sia di politica, sia di tante, tanti aspetti della vita che comunque riguardano anche tutte le persone. All'inizio del tuo libro io sono rimasto un po' spiazzato dall'incontro di due personaggi, Ismael e Ro. Io sinceramente, forse chi ha già letto i tuoi libri li conosce, non lo so, ma per chi non Però li ha... sono io. Ok, lo immaginavo, e Ismaele chi è invece? Diciamo che io lo presento come un guaritore che lavora con le energie. In effetti, non è che abbiamo collaborato nel quotidiano per scrivere questo libro. In effetti, io l'ho sentito qualche volta telefonicamente. E ho chiesto a lui a volte un'opinione, un parere, una sensazione. Però ecco, questo dialogo che dal mio punto di vista è efficace perché rende più interessante e più vivace la lettura, naturalmente è una mia creazione, una mia invenzione. Sì, è interessante. Mi ricorda molto il dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo di Galileo, in cui anche lì c'erano tre personaggi che discutevano. Quindi è una tecnica comunque già utilizzata in letteratura, però sempre interessante perché il saggio, il libro di saggistica, diventa quasi un romanzo, e questo è Esatto, sicuramente. io diciamo che tendenzialmente sono portata a mettermi nei panni del lettore e voglio dare al lettore sempre un buon motivo per voltare la pagina e continuare la lettura. Quindi ci deve essere un minimo di emozione, di curiosità, di desiderio. Ecco, cerco di suscitare quello. Nel tuo libro parli di società segrete, di massoneria, illuminati, fai accenno anche al Bohemian Club. Spiega un attimo al nostro pubblico, cosa sono queste società segrete e quanto interferiscono realmente, secondo te, negli affari di tutti i giorni? Perché la gente dovrebbe interessarsi di queste società segrete? Ma le società segrete sono importantissime. Si dirige l'orchestra a partire dalle società segrete. Non so, io nei primi capitoli del libro mi sono riferita ad alcuni fatti particolari che sono lo spettacolo di inaugurazione delle Olimpiadi nel 2012, Olimpiadi che ci sono state nel Regno Unito, e alla stranezza di questo spettacolo. Forse qualcuno tra chi ascolta ricorderà qualcosa. Effettivamente era una situazione abbastanza surreale in cui c'erano sanitari, infermieri, molto indaffarati in un ospedale con tanti bambini sul letto e in effetti questi bambini erano invitati a fare silenzio, a dormire, però c'erano dei mostri giganteschi che erano lì accanto a loro che sembrava volessero ghermirli.
Ecco, all'inizio la musica era quella, la colonna sonora del film L'Esorcista, e anche quella è una scelta un po' particolare. Mi sono chiesta effettivamente che senso avesse, come poteva esserci un ponte, un significato, un qualche collegamento tra quello spettacolo e le Olimpiadi. Era effettivamente un qualche cosa di magico. Poi l'abbiamo capito dopo, magari in seconda battuta, quando effettivamente sono successe delle cose e questo spettacolo sembrava in qualche modo evocare quello che poi è successo, cioè la pandemia con tutti gli annessi e connessi, e era una sorta di Anticipazione. sì, anticipazione, ma lo scopo era proprio, secondo me, anche non solo suggestivo, ma anche in qualche modo magico. Evocando quella situazione, si facilitava l'addensarsi, il condensarsi di quella situazione. E poi tu fai riferimento anche a tanti cantanti, personaggi di spettacolo che in qualche Sì. modo inseriscono nei loro concerti, nelle loro opere, appunto, messaggi, diciamo, Sì, ecco, satanici, tra virgolette. esattamente questo. Non è un mistero per nessuno perché questo, diciamo, si sa da tempo. Ho citato diversi artisti, ma effettivamente nel mondo dello spettacolo è una consuetudine. Quindi diciamo, tu stai dicendo che queste società segrete che in qualche modo governano il mondo, che tirano i fili, no, di queste marionette che poi sono i politici, ma siamo anche noi, in qualche modo influenzano le masse a livello subconscio, instillando nelle persone pensieri, diciamo, negativi. Cioè, qual è il nesso tra le società segrete e questi avvenimenti? Dunque, io potrei riferirmi, tanto per fare un discorso semplice e chiaro, alla piramide. La piramide è il simbolo della massoneria. Ebbè, chi c'è al vertice della piramide? Ci sono i cosiddetti superiori sconosciuti. Nemmeno i massoni che sono al 33° grado li conoscono, sanno chi sono. Potremmo anche chiederci se questi superiori sconosciuti sono umani oppure si tratta di entità senzienti e ragionanti che hanno grandi poteri, ma non fanno parte dell'umanità. Ecco, perché dal mio punto di vista, in effetti gli alieni, chiamiamoli così, ci hanno colonizzato da moltissimo tempo e programmano la nostra mente. Ci sono tecniche molto precise, molto potenti che vengono utilizzate in questo senso. Quindi tu ti rifai alle teorie già espresse in passato da David Icke, per esempio, che Sì. vede al potere un governo ombra, anche di matrice aliena. Lui parla anche di rettiliani, parla di... Sì. Potremmo fare anche una distinzione tra rettiliani e draconiani. I rettiliani sono terrestri, i draconiani no. Ecco, mentre i rettiliani sono, diciamo, un po' più pacciosi nei nostri confronti, i draconiani sono invece molto più dominanti, più manipolativi e praticamente ci sfruttano. Ecco, questo non è un concetto nuovo perché ricordo che nei libri di Carlos Castaneda c'era Don Juan, il suo maestro, era uno sciamano che gli trasmetteva determinati insegnamenti, che parlava dei voladores, entità senzienti, ragionanti, ma entità oscure che sono anche parassite, entità che si nutrono delle energie sottili che noi emaniamo,
nel momento in cui proviamo emozioni particolari, in particolare la rabbia, la paura e comunque altre emozioni collegate al malessere. Quindi emozioni che ci creano malessere. Queste sono, diciamo così, vantaggiose per loro, perché effettivamente il loro cibo è questo. Io mi metto un po' nei panni dei nostri ascoltatori, qualcuno di sicuro si starà chiedendo, ma come si può essere sicuri di questo? Cioè, tu nella tua carriera da psicoterapeuta hai comunque mai incontrato magari persone, casi clinici che in qualche modo ti hanno riportato magari una loro esperienza personale direttamente collegata a questi episodi? Perché per esempio nei vari libri di David Icke, lui spesso riporta testimonianze di persone appunto che sono entrate in contatto con questi esseri, anche a livelli alti, no, della politica. Poi si può fare anche accenno per esempio al Bohemian Club, che già di per sé comunque è una cosa che quando uno la scopre dice: ma com'è possibile mai? Ma tantissime cose ci lasciano estrefatti, perché noi effettivamente non immaginiamo tanta crudeltà, tanta cattiveria, tanto. Effettivamente sono cose che sono sempre successe nell'ombra, quindi sacrifici non solo di animali, ma anche purtroppo di esseri umani. E in effetti allora dovremmo chiederci: ma tutto questo a cosa serve? Sul piano magico serve, e come? Perché il sangue ha le sue emanazioni, e queste emanazioni nutrono determinate entità, possiamo anche chiamarle divinità, con cui si patteggia. È un certo tipo di do ut des. Io ti do questo e tu in cambio mi aiuti a realizzare quelli che sono i miei obiettivi e a raggiungere le mie mete. E quindi il succo della magia è questo, cioè far sì che le cose vadano nel modo che si desidera. Naturalmente tutto questo ha un costo. Perché la magia esiste. Cos'è la magia? A parole tue? La magia, a parole mie, sarebbe come chiedere cos'è l'aria, più o meno la stessa cosa. La magia, comunque, te lo dico con parole molto semplici, è l'arte di far sì che accadano quelle cose che io desidero. Poniamo che io pratichi la magia, magari ho un desiderio, un obiettivo, un'intenzione, e faccio ciò che può essere utile per il conseguimento di questo obiettivo. Ci vuole alla base una buona capacità di autotrascendenza, ci vuole una buona sensibilità, una buona predisposizione, e poi si può fare magia. È chiaro che se siamo troppo concentrati sul mentale, questo è complicato. Alla base della magia ci sono tante strategie. È importante, per esempio, il simbolismo, l'analogia, ma la cosa che conta veramente di più è l'intenzione. Un'intenzione ferma, indomita, inossidabile. È così che si fa magia. Naturalmente molto importante è anche l'emozione. Certo. E nelle altre sfere della politica è probabile che si sappiano queste cose e ci siano persone che fanno proprio magia. Certamente. Perché in questi ambiti di società segrete, anche perché la massoneria si sa da secoli si tramanda dei segreti, e probabilmente alcuni di questi segreti
c'entrano con questi discorsi qua. Tra l'altro, per chi non lo sapesse, appunto, ricordiamo che il Bohemian Club è questo circolo di eletti, di cantanti famosi, politici, persone di Uomini di grande spettacolo, potere. di grande potere, che ogni anno si incontrano in questo bosco in California per adorare il dio Moloch, che solo a dirlo a me viene anche un po' da ridere, perché siamo nel XXI secolo e ci sono ancora persone che adorano divinità pagane, anche solo per... Mettiamo il caso anche soltanto per goliardia, no? Per scherzo, però di fatto tu vedi e adori una statua di pietra alta 8 metri raffigurante questo essere, questo gufo, Gufo. infatti questo mostro praticamente, e questa cosa non è normale perché poi queste stesse persone poi il giorno dopo le ritrovi in televisione a comunque sia a parlare alla gente, sono persone influenti e la gente comunque si appende dalle loro labbra, quindi capito, è una cosa che mi fa impazzire questa qua. Ma guarda, sinceramente anch'io ho avuto dei momenti di, come dire, di turbamento mentre scrivevo queste cose, perché mentre le scrivevo un po' le scoprivo e quindi anch'io ho avuto i miei turbamenti. Però mi viene in mente Plutarco. Plutarco diceva, gli uomini sono più potenti degli dèi, perché gli dèi non possono creare gli uomini, mentre invece gli uomini possono creare gli dèi. E cosa significa questo? Significa forse che questi dèi che l'uomo crea non esistono se non nella nostra immaginazione? No, no. Significa che noi siamo creatori, semplicemente onorando, venerando, dedicando riti a questi dèi. Noi li manteniamo in vita e li rendiamo forti. E questa è la verità. Noi siamo creatori. Fossero divinità positive, Nel ma bene e nel male, però Moloch è una divinità babilonese che a lui venivano sacrificati anche bambini, quindi certo. Certo. E quindi ritorniamo al discorso infatti. del sangue. Che cosa serve il sangue? Il sangue ha le sue emanazioni che sono nutrimento per alcune entità senzienti e ragionanti con cui evidentemente qualcuno patteggia. Ma se noi pensiamo al Tibet, beh, ci sarebbe tantissimo da dire, da raccontare sul Tibet. È effettivamente una sorta di paradiso dal punto di vista paesaggistico, ma è anche contemporaneamente un inferno, perché è popolato da entità molto basse con cui gli abitanti del Tibet devono comunque imparare a convivere. Effettivamente il lama, i monaci avrebbero come compito quello di neutralizzare queste entità. Ma a volte non è esattamente così, perché a volte cercano di servirsene, quindi di addomesticarli per avere dei benefici. E mi voglio riferire al Grande Quinto, il Dalai Lama, che lui proprio in un modo molto determinato, ha messo insieme politica e magia, eliminando i suoi nemici proprio con un certo tipo di rituale. Aveva le sue magie e le tirava fuori dal cilindro nel momento giusto, con i nemici giusti. E qui arriviamo all'altra domanda che volevo farti, perché tu parli anche, senza scendere troppo nei particolari, perché poi la gente leggerà il tuo libro, ma tu parli anche del buddismo e dai al buddismo una connotazione negativa, almeno a me sembra di aver capito questo leggendo, poi spiega tu meglio com'è la situazione, perché io ho sempre pensato che il buddismo fosse pacifico, fosse comunque un qualcosa di positivo. Eh beh, ma certo. Guarda, ti dirò una cosa. Io sino a qualche tempo fa avevo una grandissima voglia di pace cosmica e effettivamente dopo aver letto tutta una serie di libri e aver frequentato il centro buddista, uno dei più importanti, a Pomaia, l'Istituto Lama Tsongkhapa,
Mi sono battezzata proprio, ho preso rifugio in Buddha, Dharma e Sangha. Intendiamoci, sono molto contenta di averlo fatto perché comunque il buddismo è una fonte importante di conoscenza, di sapienza, quindi ho portato avanti le mie meditazioni anche se non sono mai stata disciplinata, devo dire la verità. Però poi, cammin facendo, ho avuto come il sentore di qualche ombra. Quindi, senza togliere nulla all'importanza di questi insegnamenti, mi sono resa conto che effettivamente anche l'attuale, Dalai Lama, diciamo che nell'infanzia e nell'adolescenza aveva un maestro che lo aveva in qualche modo, lo aveva reso devoto rispetto a una entità non proprio benevola. Adesso, sinceramente, non mi ricordo il nome di questa entità perché è veramente strano, adesso non mi viene in mente. Comunque, sino all'età di 40 anni, il Dalai Lama è stato devoto a questa entità. E a un bel momento, negli anni 70, pubblicamente ha messo in guardia le persone che lo seguivano e ha detto: attenzione, perché questa entità effettivamente non è benevola ed è il frutto di preghiere distorte. Qui c'è un'immagine, stavo guardando questa immagine qua. Sì, sono le classiche divinità irate. Sì, che è particolare perché trovare in una religione comunque che la gente pensa, no, sia soltanto rose e fiori, in realtà è strano trovare queste entità anche, diciamo, minacciose, ecco, perché comunque a Beh sì, vederla l'aspetto è sembra quello, minacciosa. l'aspetto è minaccioso, sì, l'aspetto è minaccioso, ma c'è da dire che prima dell'avvento del buddismo nel Tibet c'era una tradizione spirituale particolare che era il Bon, ed era molto molto magica ed era un continuo patteggiare con i demoni, confrontarsi con i demoni, quindi c'erano anche dei rituali particolari, come per esempio lo Sgrolba, e qui non voglio entrare troppo nel merito perché torniamo a quel famoso turbamento. Insomma, praticamente sono sacrifici, di esseri umani, sono rituali assolutamente sanguinari. A tal proposito, ricordiamo anche che ogni anno spariscono tantissime persone in tutto il mondo. Alcune sicuramente entrano nei giri di prostituzione, traffico d'organi, ma molti entrano proprio, cadono vittime del satanismo, anche a livello proprio, socialitario, a livelli segreti molto alti anche. Certo, certo. Tu nel tuo libro, a pagina 39, fai riferimento a questi superiori sconosciuti. Quando l'ho letto mi sono subito ricordato, mi è subito tornato alla memoria il nazismo, perché anche l'origine proprio del nazismo, secondo certe tradizioni, si rifà a questi superiori sconosciuti, a queste sedute medianiche, di queste medium che entravano in contatto con questi esseri di Aldebaran. Poi ovviamente forse è tutto da prendere un po' con le pinze, però comunque è interessante pensare che ci possono essere civiltà extraterrestri che in qualche modo interagiscono sia nel bene, perché magari ci saranno anche, ma anche nel male col nostro mondo. Ecco, diciamo che sono extraterrestri, ma possono essere anche intraterrestri. Questo è molto interessante, vero? Tu parli della Terra Cava, tutto il discorso di Agarthy, Shambhala, giusto? Sì, esattamente. Dobbiamo anche ricordare che effettivamente i nazisti avevano organizzato delle spedizioni in Tibet perché pensavano di trovare lì i loro avi, insomma, se così possiamo dire. Sì, interessante, infatti mi riferivo, c'è chi pensa che come fanno questi esseri a venire da così lontano? In realtà potrebbero benissimo già essere, anzi, è molto più probabile che siano qui. Sì, assolutamente. Infatti ci sono queste città sotterranee che sono molto estese e ci sono sempre state, ci sono da sempre. Quindi
Quindi è un mondo invisibile, però molto concreto, molto reale. Tua pagina 43, infatti, scrivi anche: c'è stato un insabbiamento massivo riguardo ai contatti extraterrestri con i nostri governi. E poi, poco più sotto, questo si deve al fatto che è già prodotta un'invasione e non vogliono che lo sappiamo. È molto interessante Sì. perché io non so se lo sai, ma io tempo fa ho fatto una webserie che si trova su YouTube, si chiama Lynx the Web Series. E tra le altre cose, in questa webserie già immaginavo appunto i rettiloidi in sembianza umana, tipo Visitors, che interagivano con gli esseri umani a livelli alti della politica, appunto. Quindi Certamente. è una cosa che secondo me fa pensare, perché ricordiamo Sitchin, ricordiamo questi autori che lessero il cuneiforme del passato, e già allora, già comunque i Sumeri, per esempio, parlavano appunto di questi Anunnaki. Quindi potrebbe essere benissimo che questi esseri siano rimasti sulla Terra nascosti Certo, sono in mezzo a noi, perché la loro carta vincente, se così possiamo dire, è che cambiano forma. Quindi potremmo anche nel quotidiano interagire con loro senza rendercene conto. Quindi si sono infiltrati e questo ha reso più facile la loro manipolazione e tutti i loro maneggi, ecco, diciamo così. Cosa mi dici della frase che leggo a pagina 47? Ci sono due diversi tipi di persone nel mondo: coloro che vogliono sapere e coloro che vogliono credere. È una frase di Nietzsche. Sì, È molto interessante. è interessante, sì, perché dunque dentro ognuno di noi ci sono forze propulsive a livello psicologico e forze conservative. Quelle propulsive sono quelle che ci portano al cambiamento, al superamento dei nostri confini, che poi alla fine sono anche i nostri limiti. E quelle conservative che invece ci orientano nel senso della stabilità. Ecco. E quindi siamo portati anche a uniformarci a quella che è la cultura di cui facciamo parte, la società di cui facciamo parte. Ed è veramente faticoso uscirne fuori. Noi abbiamo nella nostra mente, beh, determinate categorie, determinate convinzioni a cui siamo affezionati, perché sono questi i nostri riferimenti. La nostra vita, diciamo, la organizziamo, facciamo le nostre scelte sulla base di queste convinzioni molto radicate, però, pur essendo molto radicate, possono anche essere completamente infondate. E quindi noi dobbiamo avere il coraggio, perché di questo si tratta, dobbiamo avere il coraggio di liberarci da questa zavorra, se così si può dire, che io molto semplicemente chiamo mente condizionata, mente strutturata, che è la nostra trappola. Tra l'altro anche Nikola Tesla, pagina 86, parlava di alieni che, assumendo l'aspetto umano, si sono infiltrati tra noi per dominare il mondo. Demoni e alieni Esatto. potrebbero essere la stessa cosa. Questo è molto interessante. Demoni e Sì, alieni potrebbero essere la stessa cosa. potrebbero essere la stessa cosa. Lui addirittura, Nikola Tesla, era riuscito a comunicare con loro servendosi dell'alfabeto Morse. E quindi lui sapeva moltissime cose. E poi alla sua morte tutto quello che sapeva è finito nelle mani della CIA, degli americani. Anche del papà di Trump, però, Ah, papà e ecco. nonno, l'ha avuto lì Interessante. così come un input. Beh, ecco perché Trump. Allora, perché Trump vuole. Perché quando lui era al governo, Trump aveva detto che avrebbe svelato la verità sugli extraterrestri. Poi non è. Era una promessa un po' a vuoto, perché poi non è stato rieletto, e quindi. Però era solo una manovra. Cioè, perché di dire questo? Arriverà il momento, di questo sono assolutamente certa, in cui effettivamente in un modo molto esplicito si manifesteranno, perché adesso ci sono già, però noi non ce ne rendiamo conto. Infatti, infatti.
Poi a pagina 80 parli di Satana, dici che Satana è l'avversario, che non significa nemico. Questo lo scrissi anch'io nel mio libro, nel mio Esatto. primo libro nel 2008, perché anch'io ho fatto una ricerca simile nel 2008. E se l'avversario fosse una sorta di proiezione dello stesso cercatore, cioè se il male fosse dentro tutti noi, non per forza all'esterno, anche questo è un concetto che mi affascina molto. Perché noi siamo sempre abituati a cercarlo fuori di noi, ma se invece in realtà è. Esatto. Cosa. Esatto, noi purtroppo facciamo questo errore che è fondamentale. Orientiamo sempre l'attenzione all'esterno e dovremmo fare l'esatto contrario. Quindi torno a quello che aveva detto Plutarco, aveva detto gli uomini sono più forti degli dèi, perché gli uomini possono creare gli dèi non possono creare gli uomini. Quindi noi possiamo creare anche queste entità, diciamo, che poi interagiscono con l'umanità, nel bene e nel male. Quindi noi potremmo effettivamente essere inconsapevoli creatori, di queste entità anche maligne. Con il nostro agire, con il nostro sentire, con il nostro pensare, creiamo. Del resto mi riferisco molto brevemente all'astrale. L'astrale è un mare magnum ed è vivo. Contiene tutte queste entità che noi naturalmente non percepiamo. Del resto già la parola astrale significa senza luce, senza luce per noi che non siamo in grado di percepire, ma è un qualche cosa di vivo. Potrebbe essere anche l'inconscio collettivo di cui parlava Jung. E questo astrale è popolato da entità che interagiscono con noi e a volte benevolmente, a volte malignamente. E qui ricordo l'altra intervista fatta da Alexandra Rendel, che tu conosci, perché in effetti comunque sia la magia, l'astrale, le entità negative, le larve astrali, tutto questo discorso è molto ampio, però è sottovalutato spesso e volentieri, anzi Certo, la maggior parte delle persone ignora. per la maggior parte delle persone i discorsi che sto facendo io forse sono anche deliranti. Mi dispiace, io non mi sento di dover nascondere il mio pensiero. Io sono una libera pensatrice e ciò di cui parlo lo conosco molto bene. No, sì, Non diciamo parlo che. così per sentito dire, ecco. Ma infatti c'è un percorso che ognuno di noi fa nella vita e c'è chi lo fa prima, chi lo fa dopo, ma alla fine dove si arriva? Si arriva lì, si arriva a una conoscenza che spesso è velata. Ed è la conoscenza appunto di queste società segrete, dopo tutto. Comunque mi volevo riferire al più importante degli insegnamenti che ci arriva dagli antichi greci ed è conosci te stesso. Attenzione, perché viene in prima battuta interpretato come un invito all'introspezione. Conosci te stesso perché così risolvi meglio i tuoi conflitti e anche la tua vita di relazione di conseguenza migliora. Ok, ma c'è un'altra lettura. Conosci te stesso, questo è un fatto, nel senso che tutto quello che puoi conoscere, tutto quello che conosci è solo te stesso. Cioè c'è una corrispondenza molto speciale, molto precisa tra la mia dimensione interiore e quello che mi succede attorno. Sì, Interno ed infatti. esterno si riflettono l'uno nell'altro. Anche questo è interessante. La doppia valenza della frase conosci te stesso. Certo. A pagina 83, nel capitolo 5, c'è un'altra cosa molto molto interessante. Vedi quante cose interessanti trovo nel tuo libro. Sì, mi fa piacere. Se, come ci hanno insegnato, ciò che chiamiamo Dio è tutto ed è ogni cosa, anche il male è una sua emanazione, in altre parole, il diavolo crea il peccato e Dio crea il diavolo. Chi è il vero peccatore, Dio o il diavolo?
Questa è una di bella domanda Rinesh. che non è mia, ma Sì. qui ho citato, è una citazione, Rinesh. Esatto, ma effettivamente la logica ha i suoi diritti o mi sbaglio? Certo. Perché se ci insegnano che quel mistero che comunemente chiamiamo Dio è tutto, e non c'è assolutamente nulla che possa stare da un'altra parte se non lì, è tutto. Quindi aveva ragione Jung quando parlava dell'ombra di Dio. Come dire, c'è un proverbio russo che a me piace molto e dice: ama Dio ma non fare arrabbiare il diavolo. E allora sorge spontanea la domanda: chi dei due è più forte? È possibile che uno abbia la meglio sull'altro in via definitiva? O forse questa è un'illusione a cui noi siamo incatenati dopo secoli e secoli di condizionamenti? Probabilmente questi due concetti, che sembrano assolutamente opposti e antagonisti l'uno rispetto all'altro, non sono affatto antagonisti, ma sono complementari. Evidentemente è come, mi riferisco al simbolo del Tao, che senza parole, ma solo con questa bellissima ed elegante geometria, ci spiega proprio questo concetto. Ricorderanno tutti il simbolo del Tao: c'è un cerchio, all'interno del cerchio ci sono due forme, una è bianca col puntino nero e una è nera col puntino bianco. Yin e Yang. Le due forze fondamentali sono questo, Yin e Yang. Ma la linea di confine, sembra una linea di confine che separa il bianco dal nero, in realtà è una linea in cui bianco e nero combaciano e si incontrano, e c'è una sorta di interpenetrazione tra il bianco e il nero. Quindi diciamo che probabilmente la manifestazione esiste proprio perché esistono questi due opposti che, pur essendo apparentemente inconciliabili, sono funzionali l'uno all'altro. E questo è il punto. Se non ci fosse questa dinamicità, diciamo così, probabilmente nulla potrebbe manifestarsi. E pensiamo alla pila, dove c'è un polo positivo e un polo negativo. Se io mi convinco fermamente del fatto che il polo negativo è sbagliato e lo elimino, io molto semplicemente ho distrutto la pila. E qui arriviamo alla conclusione anche del discorso, perché tu verso la fine del libro rivaluti la figura di Lucifero, e c'è un punto molto bello a pagina 102 in cui tu, appunto parlando di poli opposti, di equilibrio, tu dici: l'uomo per diventare come Dio deve conoscere il bene e il male e scegliere liberamente. Sì. La zona di comfort perfetto rappresentata dall'Eden li avrebbe ingabbiati, quindi è giusto anche li avrebbe ingabbiati. E quindi a questo punto mi dai il là per fare un breve riferimento allo gnosticismo, cristianesimo antico. Dal punto di vista gnostico, il serpente che ha convinto Eva a mangiare la mela, mela malus, c'è una bella assonanza, ha fatto la cosa giusta. Perché il Dio del Vecchio Testamento, dal punto di vista gnostico, è un Dio inferiore. È un Dio inferiore che è ostile agli esseri umani. Quindi diciamo che per certi aspetti lo potremmo considerare come il primo narcisista patologico di tutta la storia, perché era geloso, vendicativo, proibizionista, e voleva tenere Adamo ed Eva lì in questo Eden, che, attenzione, è apparentemente un posto bellissimo, certamente si sta da Dio, però c'è da dire che lì si obbedisce, non si sceglie.
Per scegliere ci deve essere questa conoscenza del bene e del male. Voglio dire, la beata innocenza non è la cosa giusta. Quindi questo serpente ha suggerito ad Eva di fare la cosa giusta. Questo è il punto di vista gnostico. Poi su Lucifero, guarda, potremmo fare un discorso lunghissimo, perché chi è Lucifero? Nell'Apocalisse di Giovanni, Gesù dice: io sono la stella radiosa del mattino. E la stella radiosa del mattino ci fa subito pensare a Lucifero. Lucifero, foriero di luce. Adesso, visto che siamo entrati nel clou, diciamo così, devo parlarti per forza di Kundalini. Beh sì, volevo chiederti io, però parla pure. Giusto, giusto, è collegato. Eh Io volevo sì, è parlarti, la prossima collegatissimo. domanda sarebbe stata come si attua il risveglio, no? Kundalini, ghiandola Esatto, pineale. esatto. Ok, allora Kundalini è quell'energia vitale, quel principio vitale che potremmo anche chiamare con altri nomi, tipo prana, potere magico, forza vitale, ma anche Lucifero. L'energia è attorcigliata per 3 giri e mezzo e dormicchia, diciamo così, all'altezza dell'osso sacro, che si chiama sacro proprio per questo. E quella che gli antichi alchimisti, e con questo siamo nel 1500, chiamavano pietra filosofale, è per l'appunto Kundalini. Allora, cosa succede quando Kundalini si risveglia? È una specie di crisi transpersonale che può anche essere, diciamo così, molto, molto problematica. Dipende da quando si realizza questo risveglio, ok? Se siamo pronti o se non siamo pronti. Quando Kundalini si sveglia, si srotola e comincia a protendersi verso l'alto come farebbe un serpente colpito da un bastone. In questo suo movimento verso l'alto va a sollecitare, a stimolare i chakra che sono allineati lungo la colonna. Ok? La casa di Kundalini è il primo chakra, Muladhara. E il suo colore è il rosso. Quando Kundalini si solleva, va appunto a sollecitare e a rendere quindi più attivi i vari chakra. La destinazione finale è il settimo chakra, il chakra della corona, loto dai 1000 petali, ok? E a questo punto mi viene in mente Artù. Perché? Quella lì è una storia che ci trasmette tanti insegnamenti esoterici, bisogna saperli cogliere. Solo chi estrae la spada dalla roccia può diventare re. La spada allude a Kundalini e la roccia è il primo chakra. Quindi, per diventare re è necessario riuscire a fare questo, tirare su la spada dalla roccia. E solo chi ha la corona può usare la spada. Il chakra numero 7 è il chakra della corona. Solo quando è attivo questo chakra puoi usare la spada. È più chiaro di così, effettivamente. Poi il linguaggio dei simboli mi ha sempre affascinato e lo troviamo nelle fiabe, nei miti, nei sogni. È un linguaggio universale ed eterno. Quindi, torniamo a bomba. Cristo e Lucifero. L'energia si muove, l'energia di Kundalini si muove dal basso verso l'alto e dall'alto verso il basso. Quando, l'energia scende dal chakra numero 7 al primo chakra, si chiama Lucifero.
e porta la luce. Quando l'energia sale dal primo chakra al settimo chakra, si chiama Cristo e c'è l'ascensione. Cioè l'energia è la stessa, cambia semplicemente la direzione del movimento. Il primo chakra è il nostro inferno, il settimo chakra è il nostro cielo, sofferenza e ascensione, sofferenza e beatitudine. Cambia la vibrazione. Cambia la direzione, l'energia sostanzialmente è sempre la stessa. Quindi mi viene in mente ancora Jung, che per me è un riferimento importantissimo, quando parlava di Abraxas, il dio diavolo. Sì. È questo il punto. Per concludere il discorso, quindi, parlando di risveglio, a parte leggere il tuo libro e sicuramente anche libri come questo che risvegliano, ma come può la gente che vuole risvegliarsi, cosa può fare questa gente per risvegliarsi? Cosa può fare? Allora, prima di tutto è una grande impresa. Non è una questione che in qualche mese consegui l'obiettivo, no. La prima cosa è liberarsi dalla mente condizionata. Questa è la prima cosa da fare ed è un bel impegno. Significa praticamente, con le varie tecniche che uno può conoscere, varie tecniche meditative, silenziare la mente. Cioè il monologo mentale che tutti noi abbiamo in testa nel quotidiano lo dovremmo azzerare. Io non ho niente contro la mente ragionante. La mente ragionante è ok, è la mente naturale, ma è quella condizionata che ci ostacola. Quindi dovremmo riuscire a liberarci da questo fardello. Dopodiché è tutto molto più facile. C'è chi utilizza anche le piante maestre, che cambiano il funzionamento del nostro cervello. Nelle varie culture sciamaniche ci sono le piante maestre, citerò l'ayahuasca, Amanita muscaria e simili. Effettivamente possono essere un aiutino, a parte il fatto che l'ayahuasca è vietata, però insomma, sino qualche tempo fa non lo era. Sì, no, la conosco, la droga degli sciamani, praticamente. Attenzione però, non chiamarla droga, perché droga è un... Sì, per sì, intenderci, però è un allucinogeno. È un termine assolutamente... No, io userei ancora un altro termine, enteogeno. Ah. Enteogeno, cioè fa sì che Dio si generi, quel mistero infinito che noi chiamiamo Dio, si generi dall'interno. Quindi ecco fatto che entriamo in contatto col sacro senza bisogno di mediatori. Enteogeno. Enteogeno, sì. Oppure potremmo chiamarla, anche se vogliamo rimanere sul terreno della psicologia, psicotropa, nel senso che promuove dei cambiamenti importanti, però allucinogeno secondo me disorienta. Sì, sì, è fuorviante, certo. Sì, non me ne intendo tanto di appunto piante maestre. Piante maestre, ecco sì. Però è sempre un argomento da ampliare sicuramente, può essere uno spunto di riflessione anche per chi non ne sa e sta ascoltando questo video, è interessante. C'è qualcos'altro che vuoi dire? Per esempio, io volevo chiederti anche se hai altri libri in cantiere. Certo, guarda, io oltre a Una più del diavolo, ho scritto un libro sui sogni che è stato ristampato nel 2020 e si intitola Sogni, i viaggi dell'anima. Io devo dire che da sempre mi occupo di sogni e penso che siano messaggi preziosi che arrivano dalla parte più saggia del nostro inconscio e che veramente dovremmo imparare a comprendere. Poi ho scritto In viaggio verso Cuccagna e poi appunto Una più del diavolo. Naturalmente, come dicevo prima, io sono sempre molto attiva per quanto riguarda lo scrivere e effettivamente ho qualche idea che sto cercando di sviluppare, ma ci vuole tempo. È segreta, è segreta.
Sì, scaramanticamente preferisco non dire Va niente. benissimo, va bene così. Bene, dai, allora ti ringrazio per la chiacchierata, molto interessante tutto, molto bello, molto affascinante e magari quando appunto pubblicherai i tuoi prossimi libri ci rivedremo. Certo, con Lascio a molto te la parola piacere. per un ultimo saluto a chi ci sta ascoltando e a qualche consiglio Guarda, magari utile. ho una citazione che a me piace molto, se sei d'accordo la leggo. Prego, prego. Allora, il vero problema che l'uomo deve risolvere è quello del bene e del male. La natura esige dall'uomo completezza. Non vi è completezza se si rifiuta uno dei due poli della realtà umana, quello sistolico, femminile e tenebroso, buono e divino come l'altro polo. Il male è un'altra cosa. Il male è un diabolico sfunzionamento tutto umano. Perciò, perché il nostro pensiero cambi e guarisca dalla sua pazzia, deve raggiungere la certezza assoluta che l'opposto del bene è il bene stesso rovesciato. E questo lo dice Mario Pinkerle. Bene, bene. Allora ti Quindi anche ringrazio. l'algebra ha la sua No, importanza. ma infatti poi lui è un personaggio molto curioso e dice cose anche lui notevoli. Bene, dai, ti ringrazio Rosella e alla prossima. Grazie per Alla aver prossima. Grazie concesso questa intervista e ci vediamo presto. a te. Buona serata a Buona serata. tutti. Ciao, ciao, ciao.